Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai». Il fico che il padrone della parabola vuole estirpare rappresenta una esistenza sterile, senza frutti, incapace di donare, incapace di fare il bene. E questa similitudine del vignaiolo manifesta la misericordia di Dio che lascia a noi un tempo per la conversione. Nonostante la sterilità che a volte segna la nostra esistenza, Dio ha pazienza e ci offre la possibilità di cambiare, di fare progressi sulla strada del bene. Ma la dilazione implorata e concessa in attesa che l'albero finalmente fruttifichi indica anche l'urgenza della conversione.